Allora, ciao a tutti. In questo video vedremo come realizzare uno strap per il flash, come questo. Lo farò più largo. Questo è solo 2 cm, cercherò di farlo da 4 perché non ho trovato un velcro più largo dove l'ho comprato. Quello che serve è appunto, oltre al velcro, io ho preso da una bicicletta una camera d'aria che va comunque pulita molto bene, soprattutto dentro perché è piena di, non so come chiamarla, di una polvere per non farla appiccicare. Quindi va lavata bene con acqua e un mucchio di sapone. E poi appunto serve il velcro, sia il maschio che la femmina, e nient'altro, un paio di forbici. Allora, per prima cosa bisogna prendere lo speedlight, in questo caso è uno YM-560 modello 2, e prendere il velcro, la parte diciamo senza gli uncini, e girarla intorno alla parte dove poi andrà lo strap, e in pratica fare un giro intero e in più coprire ancora un lato lungo. Spero che si veda. In pratica parto dal lato lungo, faccio un giro completo e arrivo fino dall'altra parte ancora. Ok, ora che abbiamo tagliato le due parti, io ne ho tagliate appunto due perché questo è più stretto, bisogna prendere gli uncini e tagliarne un pezzo. Io più o meno ne taglio un po' meno della lunghezza superiore, anche qua ne taglierò due pezzi. Ok, una volta che abbiamo i due pezzi di uncini e i due pezzi, non so come chiamarli, bisogna prendere la camera d'aria e tagliarne un pezzo lungo quanto questa parte qua. Ok, adesso lo taglio. Ok, una volta che abbiamo tagliato la nostra parte di camera d'aria, bisogna incollare il velcro. Io lo incollo nella parte interna, mi sembra più comodo. Comunque, non credo che faccia molta differenza. Ok, una volta che abbiamo incollato il velcro sulla camera d'aria, lo tagliamo bene a filo intorno, con un cutter, con un paio di forbici, lo stesso. Ok, ora che abbiamo la nostra striscia gommata dietro, basta solamente attaccare gli uncini da una parte o dall'altra, è indifferente ovviamente. Ora abbiamo gli uncini in posizione e vediamo se funziona. Allora, probabilmente sarà lungo, quindi andrà tagliato, però comunque si può vedere che tiene. Ok, quindi se vogliamo tagliarne un pezzo perché è troppo lungo, basta vedere. Ah, nel mio caso forse ne avevo tagliato un pezzettino, ma posso anche tenerlo così.